calendario Lavazza è un progetto nel senso più articolato del termine, quindi c'è una prima fase di condivisione tra agenzia e cliente sui contenuti e sui valori. Alla fine si cerca l'interprete più giusto per tradurre in immagini quelli che sono i concetti condivisi. L'interprete di questo calendario quest'anno è un maestro della fotografia, è Steve McCurry, e l'abbiamo scelto non solo perché collabora da molti anni per quelli che sono i progetti sulla sostenibilità e sulla responsabilità sociale di Lavazza, ma anche perché fondamentalmente è un maestro della fotografia e probabilmente è uno dei più bravi al mondo per rendere poetici quella che è la realtà. Il prossimo anno è un anno speciale perché fra l'altro è anche l'anno dell'Expo, il tema dell'Expo è un tema di sostanza, no? Nutrire il pianeta, quindi noi su questa traccia abbiamo cercato una storia diversa, una storia che parlasse di persone e che parlasse di un luogo. Il luogo è l'Africa, probabilmente quella che sarà la patria dei futuri leader, è un luogo dove ci sono ovviamente turbulenze ma anche grandi innovazioni. Le persone sono quelle persone che ogni giorno lavorano a difesa dei loro presidi, della loro coltivazione, con un impegno quasi militante, no? Per noi loro sono i veri rivoluzionari. Abbiamo scelto questo nome di Earth Defenders proprio per in qualche modo rendere omaggio a queste persone. Ogni giorno ci sono nel mondo forse migliaia di lavoratori che si dedicano proprio alla difesa dei loro presidi, delle loro culture, del loro cibo. No? Il calendario di quest'anno è un omaggio rivolto a loro, da nostra terra nelle loro mani, nelle mani di chi sa utilizzarla con rispetto, con dignità, con attenzione. Questo progetto è ambizioso soprattutto perché abbiamo un talento fotografico come quello di Steve McCurry. È ambizioso perché bisogna cercare di celebrare, di rendere degli eroi delle persone che normalmente non fanno, cioè non sono abituati a essere davanti a una macchina presa o davanti a una macchina fotografica. Lavazza ha sempre in qualche modo sostenuto con i suoi progetti quella che è la parte dedicata proprio alla sostenibilità, alla credibilità, all'autenticità, quindi un ritorno alle origini per dare spessore in un momento come questo, mettendo sotto i riflettori chi produce, proprio chi mette le mani nella terra.